E proprio qui da Bologna, dal nostro stand istituzionale di Linea Pelle, non poteva che venirci a trovare uno che a Bologna ci lavora. Lui è il nostro carissimo amico, ovvero l'avvocato Federico Menichini, che appunto lavora allo studio Grassani di Bologna. Ciao Federico. Ciao Maurizio, ciao a tutti i telespettatori. La prima impressione che hai avuto vedendo questo pellame del 2014, ti ho visto Beh, estasiato. meraviglioso, meraviglioso sia per i prodotti esposti, ma quello che dà una soddisfazione ancora maggiore è la presenza così massiccia di espositori toscani che rappresentano, mi dicevano giù gli addetti ai lavori, più del 50% dei presenti. Quindi significa che l'industria conciaria in Toscana è ancora un must, è ancora un asso del settore, ecco. Tra i tanti imprenditori hai salutato il presidente del Tutto Cuoio, ovvero Andrea Adolfi, dove dobbiamo dire la verità, è uno dei più belli stand Sì, perché anche. è bellissimo, sì, assolutamente. Tra l'altro, insomma, il presidente di Tutto Cuoio lo conosco perché ho lavorato per la società in occasione di alcuni contenziosi che hanno avuto. Mi riferisco alle partite contro il Riccione di questo campionato e contro il Ravenna dello scorso campionato che sono concluse con due affermazioni nelle aule di giustizia sportiva. Quindi, insomma, mi fa piacere perché incontrare, diciamo, persone conosciute che rappresentano in maniera così prestigiosa la Toscana anche fuori dalla nostra regione è sempre motivo di grande Nel soddisfazione. nostro collegamento in diretta telefonica era ancora pre sentenza del Napoli e invece questa tua intuizione che avete portato avanti è stata vincente. Beh, insomma, un'intuizione non solo mia, un'intuizione di tutto lo studio. Siamo un gruppo compatto che lavoriamo ormai da anni insieme, ci intendiamo a meraviglia e per fortuna, insomma, stavolta la nostra strategia ci ha premiato. È stato un risultato veramente importante perché, insomma, oltre alla eco mediatica che ha suscitato, è stato anche davvero significativo anche per le sorti del campionato perché quella penalizzazione avrebbe pregiudicato pesantemente il Napoli nella corsa alla Champions League. Federico, voi lavorate con tantissime squadre molto importanti, non le sto a elencare, se no ci mettiamo 2 giorni. Come vedi la situazione del calcio in generale, soprattutto quello toscano? Beh, il calcio in generale è pleonastico dire che soffre, che sente la crisi che attraversiamo a livello economico. Però, nello stesso tempo mi sento di dire che questa crisi è il motivo per una rinascita, è il motivo per un cambio di impostazione, un cambio di mentalità che deve portare poi il calcio italiano a tornare sui livelli di una volta. E questo effettivamente lo stiamo iniziando a sentire anche nelle realtà più importanti, società che si organizzano in maniera molto più manageriale, società che lasciano sempre meno all'improvvisazione, sempre meno spazio all'improvvisazione, che si affidano a dirigenti che hanno, diciamo, una formazione aziendale, che vengono da settori industriali e che quindi riescono a gestire le società di calcio come vere e proprie aziende. Quanto al nostro calcio, beh, il calcio toscano presenta molteplici realtà, sono tantissime le società toscane che dalla Serie A alla Serie D si impongono, comunque si fanno conoscere come realtà comunque serie, come realtà che non danno mai problematiche a livello economico con i propri tesserati, come realtà che comunque rappresentano in questo momento difficile un'oasi piuttosto felice sia dal punto di vista di solidità, di serietà gestionale e solidità economica, sia da un punto di vista dei risultati sportivi. E appunto, i risultati sportivi possiamo dire alcune squadre che te hai curato, in primis il Città di Pontedera, che appunto è lì per andare addirittura in Lega Pro 1 o prima divisione come suol dirsi, e poi chissà cosa succederà a breve a Ponzacco con questa ipotetica fusione che ormai credo non sia più ipotetica col Pisa Sporting Club. Beh, sul Pontedera ormai si è detto tanto, ormai il miracolo Pontedera è stato comunque già, come dire, celebrato anche dai quotidiani sportivi a livello nazionale. È una società, da elogiare perché si basa su, un numero significativo di imprenditori, tutti radicati sul territorio, che hanno un supporto importante all'amministrazione comunale, che garantiscono coesione e solidità a una società che ha vissuto momenti difficili e che per fortuna finalmente sta tornando ai fasti di una volta. Per quanto riguarda invece il Ponzacco, i cugini hanno avuto, diciamo, un'esperienza negativa con la ripartenza dalla terza categoria, ma obiettivamente stanno progettando,
comunque hanno già in mente una operazione assolutamente consentita dalle norme federali, che si dovrebbe perfezionare il prossimo giugno e che potrebbe consentire alla società rossoblù di tornare in campionati che più le competono, intendo dire in eccellenza o in Serie D. Con queste parole dell'avvocato Federico Menichini concludiamo questa intersezione dallo stand dello studio televisivo di Linea Pelle della Fiera di Bologna.